You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine. Ciao ragazzi, sono Jill Cooper, siamo qui a Wii Sport per tutti, sono qui grazie a lei, la bellissima Raffaella Cantatore. Raffaella, grazie. Allora, che cosa stiamo organizzando oggi? Grazie a te Gil per la tua presenza, sono felicissima, stiamo organizzando un bellissimo evento, una novità per la città di Pescara. Abbiamo portato qui Gil Cooper, faremo una passeggiata per la città con la musica nelle orecchie, sarà bellissimo, un viaggio, un'esperienza da provare, spero che sarete in tanti a farlo. E poi faremo una saltata, una masterclass di super jump, salteremo sui trampolini elastici, un'attività meravigliosa che ha ideato e inventato la nostra Gil, sarà stupendo, un coinvolgimento incredibile, vi aspettiamo. E siamo molto contenti di essere qui, grazie G. E non solo siamo veramente grati anche proprio alla città di Pescara che ci ha offerto la possibilità di stare qua in riva al mare, allo stadio dell'estate, del mare, dello sport. È una grandissima opportunità di comunque condividere non soltanto momenti di apertura, diciamo, di sport, ma anche qualche sorriso, secondo me molto importante, che non guasta. E così ricordate, lo sport è per tutti, lo sport è vitalità, lo sport è vita, e Super Jump è uno sport un po' alla portata di tutti, perché torni bambini, anche se abbiamo già 5 studi scientifici che comprovano l'importanza di questo attrezzo genico, alla fine la cosa più bella è vedere i sorrisi, o sbaglio? Assolutamente sì, lo facciamo per questo, per portare anche un po' di gioia dopo un periodo davvero duro per tutti, quindi siamo molto felici di essere qui e che sia un dono per la nostra città, per la mia città. Grazie Gil. Grazie a voi, a presto, ciao. Onore, oggi sono a Pescara, girando lungo e largo qui per Energy. Sono molto contenta perché stiamo per fare un evento, ma è sempre meglio conoscere questi luoghi importanti con una persona molto importante. Allora, l'assessore del turismo, grandi eventi, commercio e altro, dottor Cremonese. Grazie, grazie Gil, innanzitutto ti volevo dire benvenuta. Grazie. Siamo fieri ed orgogliosi che tu sei qui a Pescara. È la prima volta che vieni a Pescara? Non è la prima volta, ma è la prima volta per un evento, sì. Allora, prima volta per un evento, Pescara è una città bellissima e non vede l'ora di accoglierti in questa meravigliosa passeggiata che ti farà vedere Pescara quanto è pulita, quanto è bella, quanto è piena di ragazzi, che spiaggia meravigliosa, e quindi speriamo che questa non sia l'ultima volta che tu sia qui con noi a Pescara. Allora, io ho notato che Pescara è, come hai detto tu, molto vitale, molto viva. È più una città da vivere o da visitare, o entrambi? Ma secondo me sicuramente è una città da vivere, però Pescara, proprio per il motivo che ti dicevo, è una città giovane, ma sta diventando anche una città da visitare. Voglio ricordare a tutti che noi da poco abbiamo inaugurato un museo di arte contemporanea qui al centro di Pescara, l'Imago Museum, che è stata fatta dalla Fondazione Pescara Abruzzo, che è un punto di richiamo importante, perché Pescara è una città ricca di eventi culturali. Voglio ricordare il Festival d'Annunziano, che già lo scorso anno ha registrato dei numeri da capogiro, ma è stato presente su tutta la stampa mondiale, anche in quella americana. Quindi Pescara è una città sicuramente da vivere, ma anche una città da visitare, e la nostra amministrazione sta cercando tantissimo di puntare sulle infrastrutture, proprio perché il salto di qualità di Pescara dipenderà molto da questa scommessa che questo governo cittadino sta cercando di centrare. Poi un'altra cosa che ho notato, allora, pista ciclabile invidiabile, di quasi, lungomare meraviglioso. Io poi ovviamente io vedo sempre il lato sportivo, però abbiamo anche le colline, c'è anche in inverno le piste da sci, cioè, mi hanno detto, la mia amica Raffaella ha detto, quando tu sei in montagna sciando vedi il mare. Però parliamo anche di un'altra cosa, di queste, quante strutture, diciamo, ospitanti, B&B, alberghi, cioè, quanto è facile trovare anche un pernottamento, diciamo, ad hoc, anche a tutte le tasche. Sì,
Allora, Pescara offre chiaramente un servizio ampissimo, abbiamo tantissimi alberghi e soprattutto tantissimi B&B che sono nati recentemente proprio con la nascita dei B&B. È una città a dimensione di ragazzi, chiaramente, come dicevo, ma anche a dimensione di famiglie, perché abbiamo un litorale che è impressionante, si estende per diverse chilometri. Cioè, credo che siano circa 12 km di litorale che si sviluppano da sud a nord e sono pieni di stabilimenti, molti per ragazzi, come ti dicevo, ma anche molti per le famiglie, perché ci sono tantissime famiglie che vengono in vacanza da anni e anni e anni qui a Pescara in maniera molto serena e tranquilla. Ti ringrazio tantissimo, dottor Cremonesi, e siamo qua, ragazzi, a scoprire Pescara insieme. Qui in occasione del nostro evento, Jill Cooper per la prima volta a Pescara è venuto a trovarci, a salutarci anche il nostro presidente della provincia, Antonio Zaffiri. Gli siamo grati perché ha anche patrocinato questo evento e questo per noi è stato un grande regalo, un grande dono, perché ci ha fatto capire l'attenzione che hanno su questa manifestazione che faremo. Allora, abbiamo qui appunto il nostro presidente e siamo contenti di averla qui. E cosa rappresenta per lei e quindi per la nostra città e la nostra provincia avere un personaggio come Jill Cooper qui a farci questo dono di far star bene le persone di Pescara? Grazie, per noi è un onore, ovviamente, sia per Jill Cooper anche per te. Per me è un onore essere in mezzo, vicino a due bellissime donne. Per la città di Pescara è importante e grazie che avete scelto la nostra città. È importante perché comunque, oltre a tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 15 mesi, che dà un segnale di ripresa, di riapertura, ma vi ringrazio anche per l'attenzione e per aver scelto la città di Pescara e per i nostri ragazzi di Pescara, quindi grazie mille. Bene, Jill, comunque ci fa piacere, come gli ho già detto, averlo qui e il fatto che abbia appunto riposto la sua attenzione su questo evento. E dici un po', il fatto di essere qui per te cosa rappresenta? Vale, abbiamo già fatto il nostro piccolo intervento, siamo molto contenti di essere qui per far, diciamo, vivere, esatto, questa zona, vivere l'apertura, vivere la città. Ricordate, ragazzi, viaggiate l'Italia, venite a scoprire ogni gioiello di questo paese meraviglioso, venite a scoprire, perché oggi stiamo scoprendo insieme Pescara, però insomma anche tutta la regione è qualcosa di straordinario, o sbaglio? Sì, la regione, la provincia di Pescara, perché noi abbiamo la fortuna che oggi siamo sul mare, ma abbiamo questa fortuna che a 45 minuti di macchina abbiamo la montagna, possiamo andare a sciare e fare altre attività sportive in montagna. Questa è la nostra grande fortuna e vi prego, venite a trovarci, perché è la città accogliente, è una città splendida dove si vive il mare, si vive l'entroterra, si vive la montagna e si vive l'ambiente. Grazie mille. Grazie. Prego. Grazie a voi per essere qui. Mi fa piacere ospitarla su questo palco, in questo palco, nella nostra città. Veramente per noi è un piacere. Quest'anno abbiamo anche la bandiera blu, per la prima volta in 35 anni che esiste la bandiera blu, e ce l'ha assegnata una fondazione internazionale, e siamo l'unica città dell'Adriatico, da Venezia a Bari, ad avere la bandiera blu, l'unica città capoluogo di provincia. Non andiamo all'estero, rimaniamo in Italia e riproviamo le bellezze di questo paese che è meraviglioso. Cioè, ogni angolo ha una storia e anche tanto buon cibo. Vi ringrazio tantissimo, grazie, per l'ospitalità. Grazie. Grazie assessore dello sport, assessore del turismo, assessore cultura. Ah, Lovato, dammi tempo. Ah, grazie mille.
anche alla fine del nostro meraviglioso evento, lasciatemelo dire perché veramente è stata un'esplosione di energia. Sono qui con l'assessore alla cultura Maria Rita Paoni Saccone. Saccone, un cognome un po' lungo, ma cioè, allora, sono felicissima perché il nostro assessore alla cultura ha deciso, ha scelto di essere con noi in prima persona, saltando sul trampolino. Maria Rita, com'è stata questa esperienza? È la prima volta, per cui mi fa piacere sapere. No, io devo dire la verità che è la prima volta veramente per me, perché non ho mai seguito, non ho mai partecipato a una lezione del genere, di super jump, quindi devo dire che è stato molto faticoso, divertentissimo, perché con l'accompagnamento della musica è tutto più semplice, perché si cerca di andare al ritmo, e quindi devo dire veramente è stata una bellissima esperienza, molto proprio, sono contentissima di aver partecipato, infatti si vede che sono proprio distrutta perché sono diversi giorni che non mi muovevo, insomma, da un po' di tempo, per cui devo dire che ho mantenuto e sono contenta perché veramente sono riuscita a terminare la lezione. Complimenti. Grazie. A tutte voi che avete Grazie. Organizzato questa lezione. Grazie. Perché veramente devo dire che è bellissima, veramente. Grazie, sono molto contenta. Io ero conscia di fare un dono alla nostra città e questo è il più bel risultato per me, grazie davvero. Complimenti a Gilla, la nostra insegnante, che non ha bisogno di presentazioni, quindi è una grandissima insegnante, bravissima, e ci ha trascinato insieme anche a voi che stavate sul palco, che siete state delle ottime sparring partner. È la nostra maestra e noi a lei ci ispiriamo, quindi grazie è giusto ancora. Così, grazie a te Marietta per essere ancora. Stata con noi, alla grazie. Prossima, grazie davvero. Commissione regionale delle pari opportunità del Consiglio regionale. Maria Franca D'Agostino è con noi, è venuta qui perché ha posto l'attenzione sul nostro evento, ci ha dato il patrocinio perché ha sposato una delle cause più importanti che Gil ci propone, diciamo, si offre di proporci e di parlarne. Allora, Maria Franca, dici tu, come mai hai voluto appoggiare questo nostro evento? Allora, diciamo che appunto, a parte che conosco la Jill Cooper per, appunto, non solo per il super jump che ho avuto modo di fare, ma anche appunto per... ho avuto modo appunto di conoscere e di sapere che lei è una donna in prima linea che si impegna per le donne e soprattutto contro la violenza sulle donne, tant'è che appunto mi parlavamo che ha scritto un libro e visto che ha avuto appunto un'esperienza in prima persona, e noi come Commissione Pari Opportunità siamo molto impegnati su tutta 360 gradi proprio contro la violenza sulle donne, quindi era proprio un dovere dare il patrocinio a questo evento che appunto oltre ad aver coinvolto tutte le donne ha anche questo avviso della Commissione, questo ulteriore motivo che è molto importante perché dobbiamo lottare ogni giorno, in ogni modo e in ogni forma per contrastare la violenza sulle donne, quindi complimenti all'organizzazione, al Comune di Pescara e soprattutto a Jill Cooper che è qui con noi. Io ringrazio tantissimo per l'invito e poi quello che vorrei lanciare come messaggio alle donne è che associazioni che tutelano le donne sono il vostro primo amico, primo alleato. A volte quando noi siamo in una condizione spaventosa e quando sentiamo sulla pelle che qualcosa non quadra è perché non quadra. Non abbiate paura di chiamare, di chiedere aiuto, perché aiuto sia dato. Noi viviamo in un paese libero, non c'è la prigione delle violenze in casa, non ci deve essere. Non ci deve essere delle prigioni neanche nei uffici. Quando c'è qualcosa che non quadra, parli con gli esperti, parli con l'associazione e non avere paura di dar voce alla vostra ansia e alla vostra paura, perché siamo tutti insieme per un mondo migliore. Dunque siamo giunti alla chiusura di questo evento. Sono qui con Jill Cooper, la nostra protagonista, e con l'assessore allo sport Patrizia Martelli. Faccio un applauso ad entrambe perché oggi qui per me rappresentano due donne a
alle quali posso dire di volermi ispirare. Jill è la mia musa da sempre, la mia maestra, e mi ispiro a lei sia come professionista che come donna, fantastica. E poi Patrizia che mi ha appoggiato sin dall'inizio per l'organizzazione di questo evento, mi ha guardata negli occhi e ha detto: ci sono con te, e io ti ringrazio immensamente. E lo dico sempre, tutti gli sportivi, tutti gli atleti dovrebbero e vorrebbero avere un assessore alle sport come lei, perché davvero c'è tantissime opportunità. Quindi io intanto ringrazio entrambe e vorrei dire due parole a Patrizia, la sua impressione sul nostro evento, perché credo che davvero la mia intenzione era quella di fare un dono alla nostra città, perché per me portare Gil qui con la sua energia, il suo entusiasmo, il suo carisma, sapevo che avrebbe fatto bene a tantissime persone. È stato un dono e spero di esserci riuscita. Ora vi faccio ascoltare loro e sentiamo il parere. Prego. Grazie Raffaella, ci sei riuscita, hai dato veramente un dono alla città di Pescara. Oggi grazie a te e grazie alla protagonista Jill Cooper, Pescara ha avuto un evento sportivo davvero importante. Lei per la prima volta a Pescara ha portato una camminata sportiva piena di energia, una camminata all'insegna dell'allegria e della musica. Complimenti Jill, questo è solo l'inizio di una grande ripartenza e tu oggi sei attore protagonista grazie a lei, che è stata promotrice di questa splendida iniziativa. Ringrazio sempre la WISP che ci appoggia, infatti questo è un evento targato WISP e non posso non ringraziare Alberto Carulli, promotore dell'iniziativa. E anch'io lo ringrazio Alberto, grazie mille. Grazie. Allora io vi ringrazio tutti quanti, sport per tutti, grazie al WISP, grazie a Patrizia l'assessore dello sport e grazie a Pescara. Noi ci siamo divertiti, speriamo che abbiamo fatto divertire, fate sorridere e prometto, se mi volete tornerò. Ciao amici, adesso voglio farvi un po' di tutorial sul trampolino, perché per i principianti, per i neofiti, per persone che non vengono dal mondo di super jump ma siete i nuovi in casa, volete saltare al meglio, voglio aiutarvi non solo a saltare al meglio ma a capire come aprire, come chiudere, come saltare. E diciamo, snocciolare questa domanda che molti di voi mi state scrivendo sui social: qual è la differenza, quale misura scelgo per me? Allora, non esiste, questo è molto importante, una differenza della tensione. Qualcuno dice, sai, si può essere più morbido, meno morbido, cambia la tensione del trampolino. È vero che cambia il trampolino la tensione, ma non è un plus di cambiarlo. C'è un giusto tensione di tutti i miei trampolini, che sono uguali sia per 111, versioni home, quello nero, che sorregge fino a 120 kg, 115, che sorregge fino a 150 kg peso utente, sia di 122, che è quella professionale, quella che mandiamo nelle palestre, perché comunque adesso vi spiego la differenza della grandezza. Ma guarda, vi faccio vedere, appoggio prima la rossa, ok? Perché io a millimetro calcolo la tensione della stuoia, perché la stuoia fondamentale è la tensione, che non è né troppo morbido né troppo duro, ok? C'è un giusto punto dolce, sweet spot si dice, il punto dolce in inglese, che fa sì che quando sono sulla stuoia le ginocchia non si pronano, non si chiudono perché non è morbido, ok? Più o meno quando sono sul trampolino le ginocchia sono parallele. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, non devi essere troppo duro, ok? Perché se è duro è come se stessi saltando a terra e ti spacca la caviglia, ti spacca le ginocchia, ti spacca la schiena. Perché molte persone pensano che il trampolino è come saltare a terra. Nulla potrebbe essere più errato di questo concetto, perché se notate, io affondo, sprofondo sul trampolino, ok? Grazie alle molle che colgono la mia arrivo, la mia discesa sul trampolino per poi aiutarmi a risaltare in su, e questo mi protegge la schiena. Ma adesso vi faccio vedere quello più grande e poi ti spiego perché la differenza. Guardate che la resistenza è stata calcolata, ok? Calcolata a millimetro, di essere similare, più possibile. Vedi? Anche qua. Le ginocchia sono frontale, i piedi sono piatti, ok? E posso saltare sempre con quella discesa. Allora, qual è la differenza tra le due diverse larghezze? Le due diverse larghezze è una questione di comodità
in altezza, perché se tu sei un uomo di 1,80 m, vi consiglio 122, perché la tua leva, magari se tu sei alto così, quando apri le gambe, per una questione proprio geometrica, le tue gambe saranno più larghe delle mie, perché io sono alto un 174, ok? Così, più sei alto, più ti consiglio di prendere un trampolino più largo, perché io non voglio che voi dovete guardare dove mettete i piedi. Infatti, nel lontano 2008, quando ho inventato il trampolino, la prima cosa che ho cambiato era la dimensione. Su livello mondiale, il trampolino più commercializzato era soltanto 1 metro, ma saltavi così piccolo, 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 ed in più non avevi questa elasticità di queste forze G che ci aiutano a avere tutti quei risultati metabolici. Ok, così, quando parliamo della grandezza del trampolino, alle costruzioni della tua altezza, facciamo che io sono appunto medio, sono 1,74 m, così io tranquillamente salto anche sulla 115. Se ti sei più piccola di me, diciamo da 1,70 m in giù, potresti tranquillamente prendere un 111, perché comunque le tue leve saranno più corte. E se tu sei più alto di me, ti consiglio di prendere quello più grande, perché proprio fisicamente uomini, persone alte, hanno un passo lungo, più lungo della gamba, e così salteranno meglio su super jump. Allora, molti di voi mi chiedete non solo della larghezza, ma la differenza tra quella esagonale e uno rotondo. Allora, spesso e volentieri le persone si fasciano la testa prima di rompersela. Ok, allora io voglio farvi vedere una cosa. Perché avete mai saltato su un trampolino rettangolare, quelli che si trovano nel Luna Park per caso? Ok, avete mai notato se sbagliate il punto di arrivo su quelli, diciamo, del Luna Park, che sono un rettangolo? Il punto dell'arrivo è preciso. Se tu sbagli e atterri leggermente dall'altra parte, o ti viene un controcolpo bestiale sulla schiena, o ti lancia su trampolino accanto a te, ok? E schiaccia il bambino accanto a te, la mamma a Luna Park, diventano tutti irascibili perché ti schiacciate il bambino. Non sto scherzando. Però ragazzi, è molto importante di saltare su un trampolino rotondo per un motivo molto semplice. La nostra presa o tensione di nostra molle è equidistribuito per la circonferenza della stuoia. Se era esagonale, questo potrebbe essere un punto morto, un punto teso, un punto morto, un punto teso. Perché quando sto saltando su super jump, io non devo pensare dove poggio il piede. Io devo essere in grado di saltare e di tracciare figure con le mie gambe con una costanza, ok? E la costanza della tensione delle tappeti di super jump e di cold sport, che mi permettono di saltare in totale tranquillità, proteggendo le ginocchia da pronazione o di un superficie troppo duro, perché sono stata omologati per super jump, ok? Ed in più vi sconsiglio quelle esagonali anche per un altro motivo, non solo per la questione della tensione della stuoia che rimane costante, ma non sono richiudibili. Noi con i nostri trampolini di super jump abbiamo, tutti i nostri trampolini sono richiudibili a metà. Questo ci facilita la vita quando vogliamo portarli in giro. Tenetevi sempre, diciamo, aggiornati sui miei social, perché io affronterò tanti problemi del trampolino per aiutarvi a saltare meglio a casa vostra.